वाणमरनाथवा पूजा prema pradipe arati toma prema pradipe arati toma nayanaya

तिमिरन्दस्याज्ञरञ्जनाशलकया चक्षुरुन्मीलितं येना तस्मा गुरवे नमः गुरवे घोरचन्द्राय रधिकाय तदलय कृष्णाय कृष्णभक्ताय खृष्ना तद्भक्ताय नमो नमः नमो मा वदन्याय Krishna prema predajate, krishna ja krishna četanja nam ne gore dvizenama. E krishna karuna sindu, dinabandu jagatpati, gopiša gopika kanta, rada kanta na mostuti, tapta kanča na gorangi, radi vrindavan isvari, bisabano sutidevi, pranamami ariprije. Bajami radam. अरविन्दानित्रं स्मरामि रदं मधुराज्मि तस्य वदामि रदं करुणावरद्रं ततो ममान्यस्ति गतिर्ना कपि वराधिरादे राक्षमम् अरिप्रिये पाहि मं श्रीकृष्णापि अरिराक्षमं ओरसि om namo bhagavateva su devaya om namo bhagavateva su devaya om namo bhagavateva su devaya Hare Krishna benvenute benvenuti in questo giorno meraviglioso, il giorno dell'apparizione del nostro amato Sri Krishna, l'amato di Srimati Radharani. Krishna preme mai Radha preme mai yogari. Jivane nidane nityam, Radha Krishna gatirmana Krishna è fatta del puro amore per Radha e Radha è fatta del puro amore per Cristo. E dice Jiva Goswami, nella vita eh, o, o nella morte io non ho, non ho altro rifugio di loro. Allora oggi insieme cercheremo di vedere il significato del, eh, qui ho la Bhagavad Gita, capitolo nono, eh, capitolo quarto verso nono, Gianma Karma Ciamedi Evanyo Vitti Tattvatha Deam Punnar Jamma. Colui che conosce la natura trascendentale della mia apparizione, delle mie attività. O Arjuna, non dovrà più nascere in questo mondo materiale quando avrà lasciato il corpo, ma raggiungerà la mia dimora eterna. Allora avete visto il titolo? Oggi Krishna appare, ma app quanto appare nel nostro cuore e quanto appare nella nostra religiosità. Allora, io volutamente ho voluto cantare questa canzone di Bhaktivinoda Thakura, che ha questo sentimento così profondo. Eh? Mama Mana Mandire, oh Signore, eh? Resta sempre nel tempio del mio cuore, sia di giorno che di notte, vale a dire sempre nel tempio del mio cuore. Batti priti malachandar. In questo tempio io ho preparato tutto quello che serve per accoglierti. O chittanandar, la città che non è la mente materiale, de deve essere Ananda. Questo è l'ingrediente principale. Allora Krishna apparirà nel nostro cuore. Come è, com è possibile che il non nato nasca? Allora chi nasce oggi? Eh, questa è la domanda più importante che ci dobbiamo fare. Cosa significa nascere? Qui lo dice proprio chi capisce questo non rinasce più. Anzi, si accorgerà che anche lui non è mai nato, ma è stata solo una, una temporanea immersione in qualcosa che non era reale era solo una temporanea distrazione. Non solo Krishna non è mai nato, nemmeno noi siamo mai nati. Ma se non comprendiamo questo punto dobbiamo rinascere, per, così, per modo di dire, in un involucro che ci darà l'idea di rinascere e di morire. Qui dice nella spiegazione Sila Prabhupada, la venuta del Signore in questo mondo dalla sua dimora trascendentale viene qui spiegata. Chiunque colga la natura assoluta dell'avvento del Signore si libera immediatamente dai legami della materia e ritorna al regno di Dio subito dopo che ha lasciato il corpo materiale. ma ci informa questa liberazione che non è liberazione dagli ostacoli materiali. Eh, ieri ho messo anche il post che ci faceva capire che in questo mondo noi non troveremo mai in modo esterno ciò che cerchiamo, non è possibile in modo esterno, ma nel cuore sì, nella città sì. Perché lì si può vivere il Nitya Lila. Esternamente non si può vivere il Nitya Lila, ma si può vivere solo nella religiosità, che è fatta eh, di imperi, di vincite, di perdite, di demoni, di brutti, di cattivi, di bello, eh, di, della dualità. Allora, se noi restiamo nella dualità, allora sogniamo un paradiso. Che è solo, eh, come tanti autori hanno detto, è solo ideale. Ma la nostra natura invece ci permette di vivere nel Nitialila. Ed è proprio quello che andremo a vedere oggi insieme eh, vi ringrazio per la vostra partecipazione. Anche se lo so a memoria, però voglio leggervi. La traduzione di quello che abbiamo appena cantato, Bhaktivinoda Thakur, ha scritto molti, molte canzoni che ci danno questa visione della. Della, della natura originale, cioè de, della nostra posizione originale. Per favore, resta sempre nel tempio del mio cuore, sia di notte che di giorno, o oh Krishna Murari, Sri Krishna Murari. Oltre alla rima, perché usa Krishna Murari? Mura era un demone. No? Murare significa l'uccisore del demone Mura. Ma a noi non ci interessa questo, ci interessa che Mura è anche il dubbio. Che cos'è questo dubbio? È lo stesso dubbio che ha Arjuna. Lui si trova di fianco a Krishna, ma è nel dubbio, questa è la religiosità. Capite? La religiosità è fatta di dualità. Vero non è vero. Mi devo fidare, non mi devo fidare. Lo sapete che una scoperta che tutti noi dobbiamo fare, e lì ci fa poi, dobbiamo rivedere tutta la nostra vita, comprendere che anche a livello spirituale, cioè anche di noi che proviamo, devotini che proviamo a relazionare, noi diciamo, oh, oggi mi sono associato con i devoti, che bello. Ma può darsi che dopo un po' di tempo ci accorgiamo che non ci siamo mai associati. Ci siamo associati sul piano religioso. Perché per associarsi veramente, noi non possiamo vedere l'altro come noi lo vediamo. Ma dobbiamo permettere all'altro... Di entrare nel nostro cuore e questo è, è lo stesso significato di Krishna. Forse ci, ci renderemo conto che Krishna non l'abbiamo mai incontrato, abbiamo incontrato solo la nostra idea di Krishna. Perché per incontrare Krishna, il nostro cuore non deve essere preparato per noi, ma per Lui, come dice qui Bhaktivinoda Thakur. Altrimenti noi incontriamo la nostra idea di Krishna e allora non appare. Ecco perché dice, si la preoccupa, questa liberazione non è facile per l'essere condizionato. Cioè realizzare la nascita di colui che non nasce mai, non è facile. Manussianam eh? sasresu fra tanti, tanti che cercano, e noi entriamo e eh, restiamo molte volte, e eh, ci dispiace sentircelo dire, ma è così, sul piano religioso, sul piano istituzionale, sul piano formale, sul piano prakrita. Ma il Nitialila viene nell'aprakrita. Per entrare nella prakrita è fondamentale quello che diciamo ogni giorno. Il nama, Krishna, il nama non è diverso da, da, dal Krishna che appare oggi, appare solo quando c'è questa situazione. Allora c'è l'incontro, perché il nostro cuore non è più controllato da noi ma noi lo liberiamo da tutto, da tutto perché lui lo controlli questa è la nascita di Krishna perché Krishna non ha bisogno di nascere è sempre nato ma prima di allora non nasce quindi noi potremmo trascorrere vita e vita senza che Krishna nasca veramente è per quello che dice che è così difficile cioè da un lato è semplicissimo. Che cosa c'è di più semplice per l'eterno essere che genera ogni cosa? Essere sempre presente. Ma perché sia presente noi dobbiamo preparare il nostro cuore come dice in questa canzone Bhaktivinoda Sakur. Devozione e amore, le prime due cose devozione amore. Poi aggiungiamoci anche ghirlanda e Chandan. Ma le ghirlanda e il Chandan dipendono dalla devozione e amore. Vale a dire che la devozione e amore sono la manifestazione di tutto il resto. Altrimenti tutto il resto non è reale. Non ci permette di incontrare la vera persona ma sempre la nostra idea perché per incontrare la vera persona ci deve essere l'abbandono che è devozione e amore se non c'è questo tutto il resto che facciamo è qualcosa di meraviglioso ma non è prema non è prema è qualcosa che noi offriamo a chi, a chi possiede già tutto chi, chi, chi è, 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 noi stessi siamo, siamo suoi, cosa possiamo offrire se non la devozione e l'amore? Devozione, amore, ghirlande e ciandana. Per favore, accettali. Per favore, accettali. Lui li deve accettare. Non è che basta che io glieli offro. Oh, oggi ho offerto, ho offerto fiori. Ho offerto un vestito meraviglioso. Ma sei sicuro che lui l'accetta? Perché dovrebbe accettarlo? Perché? Lui che ha tutto, lui che è servito da in, 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 illimitate dela, ma perché dovrebbe accettare? Se io vado adesso dal presidente del re e gli dico "Ma eh, gli faccio un regalo, mi detto che lo accetti". Anzi No, forse non riesco neanche a darglielo eh, passo da, da un segretario all'altro all'altro chissà che se gli arriva e Prabhupada ci dice che scrisse tante lettere a, 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 a come si chiamava a Gandhi Alfa, ma forse non gli sono mai arrivate e lui lo voleva informare Alfa, ma non so se gli sono mai arrivate non è facile come facciamo a essere certi che gli sono arrivati? Quando ce l'abbandono. Allora lui non solo li accetta, ma dice: Io non posso non accettarli. Nella vita o nella morte? Nella vita o nella morte? Eh, ieri un bravissimo Vaishnava ci diceva. Ci diceva che queste canzoni contengono l'essenza di tutto in poche parole, perché sono i sentimenti più profondi di innamorati di Dio. Noi a volte ci perdiamo nella filosofia, nelle discussioni. No? Basterebbe conoscerne uno o due, ma realmente per capire, per capire come questa persona questo amante di Dio ha incontrato il suo amato. Nella vita o nella morte questa frase è contenuta io in, 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 non so in quante canzoni. Ricordate, prima abbiamo cantato Krishna preme Mai Rada, Rada Premi Maiore. Givane Nidane, nella vita o nella morte. Eh? Gati, io non ho altro rifugio. Tante canzoni di eh, Narottama dastakor radha eh? krishna pranamor yugala cosor, Givane, marane nella vita, nella morte. Cosa significa nella vita, nella morte? Ma se sono morto, nella morte di me stesso. No? Quando moriamo noi stessi, allora c'è la vita. Se noi non moriamo a noi stessi, non c'è la vita, non c'è l'incontro con la madre. E quindi ci, gli dice, perché posso fare questo? Oh bellissimo, perché tu hai incantato il mio cuore. Cid Anan. Eh? Sundarahe Mana Ari. È tu che incanti il mio cuore. Vieni, o oh figlio di Nanda. Vieni o oh figlio di Nanda, e così o oh figlio di Nanda, io ti offrirò larati, ma non come si fa nel tempio con le lampade anche d'oro. Non è questo. Sentite, ascoltiamo con la lampada del mio amore. Non serve nient'altro che questo. Perché, quando c'è questo, dopo vengono anche gli oggetti d'oro, d'argento, che sono secondari. Ma se non c'è questo, non c'è niente. O meglio, c'è la religiosità. Ma la religiosità non conduce a prima. Basterebbe conoscere questa canzone per capire tutto il significato del verso della Bhagavad Gita, Jamma Karma Chamedivyam ma noi ci perdiamo nei labirinti istituzionali, religiosi, di parti, di, party, di filosofia, no? E così restiamo incatenati da queste cose. A volte vediamo proprio anche persone molto brillanti, molto luminose, lo, lo si vede, sono i, manifestano l'incontro, l'incatenamento a qualche forma. Per questo i Goswami erano così misericordiosi che loro cercavano di, di essere quasi invisibili. Eh? Il puro devoto non ha bisogno di visibilità, anzi vorrebbe fare l'inverso perché non vuole far apparire un metodo, ma vuole far apparire l'amore. Loro erano, eh, Copina canta srito, avevano solo un, un lembo di stoffa intorno ai fianchi, ma il loro amore interno e la loro devozione era smisurata. Noi a volte invece ci addobbiamo, alle, come faccio io, ci addobbiamo all'esterno e all'interno se chiudiamo gli occhi cosa vediamo? Eh, ci viene in mente casomai il film che abbiamo visto il giorno prima o che devo fare questo, devo andare là, eh, devo rifarmi i denti ma lì Citananda tananda eh, e non appare Krishna perché è un buchetto così piccolo nel nostro cuore che non ci sta neanche il suo mignolo. Non è un giudizio, non è una critica, deve essere un incoraggiamento. Noi possiamo ottenere questo che viene descritto qui in, po in pochissimo tempo. Ma dobbiamo avere il desiderio e non proiettare mai il problema esternamente, non dire, eh, ma io non, non mi hanno insegnato. Non... È il nostro desiderio. Eh? Pregare, Signore, Signore, eh? aiutami a cogliere la luce, a vedere. Le acque della Yamuna scendono incessantemente come cascate dai miei occhi. Ma perché dovrei piangere? Ma perché mi sento separato dal mio amato? Ma la sentiamo la separazione? Se non sentiamo la separazione significa che non è il nostro amato. E questo lo dice Siccetania. Eh? Sempre sorridenti, se... sì, vabbè, ma... ma non ti senti un po' lontano dal tuo amato? E se ti senti lontano non escono le lacrime? Ma allora che amore è? Come fai a non piangere per la persona che ami con tutta la tua vita e il tuo cuore? È una bella domanda questa. Capite, questa è la religiosità. Allora tronfi orgogliosi che raccontiamo le storie e tutto di questo e di quello? Eh ma non c'è il sentimento. Perché? Perché è ideale. Oggi dobbiamo pregare il Signore che ci porti invece nel reale. Possa io trascorrere la mia vita assorto in canti, non è semplicemente cantare ma in questo sentimento che mi, 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 mi conducono a te, o oh, Krishna Murari, si Krishna Murari. E come vi ho detto, la parola Murari, a parte la... che ci sta bene, no? Cioè, queste canzoni sono un miracolo, sono una cosa meravigliosa, non pensate che è un professionista, no? Non a caso è venuto fuori Krishna Murari. In realtà... Da quel pochino che posso capire, loro partono dal, dal, proprio dalla relazione con uno degli aspetti del loro amato e su quello lì costruiscono tutto. È molto difficile non avere dubbi su Dio la persona suprema, è molto difficile. Perché non, non, ci può, non ci saranno più dubbi solo quando l'amore sarà totale. Allora, qui Bhaktivinoda Khattacharya si fa proprio la domanda. E ci dà la risposta. Il cuore deve essere il Tempio. Noi nel Tempio non ci mettiamo le cose di questo mondo. Avete mai visto nel tempio mettere, non so, i tavoli per farsi una bella pizza con gli amici, con, con le bevande, chiacchierando così. No, nel tempio non si fa questo. Allora, se vogliamo che Krishna appaia, dobbiamo rendere l'ambiente per lui, non per noi. E in questo modo Krishna appare. Perché Krishna non ha bisogno di apparire, è già lì, ma adesso è coperto da tutte queste cose. Questo ceto dharpa bhava Maha, bhavamaha davaghidhi vapanam. È coperto, ma è lì. Pensate, il nostro più caro amico, amato è lì e noi gli tiriamo davanti delle tende di altre cose. E lui pazientemente, come il vero amico, aspetta che noi riapriamo la tenda. Pensate, quale amore sconfinato. No? Ma noi siamo molto esperti a perderci e creiamo tutte le cose più difficili. Perché così possiamo controllare. No? Non è, fa non è cioè è la cosa più facile perché lui è sempre lì, ma di nuovo lo leggiamo. Eh? La venuta del Signore in questo mondo, queste sono le parole di Sila Prabhupada al, al, ver al nono verso del quarto capitolo, eh? Gianma Karma Chamediviam, che di solito è il verso che molto difficilmente io in questi anni ho sentito parlare di questo principio, che l'apparizione del Signore, di colui che non, non, non nasce mai, perché è. Isvara Parama Krishna, vigra Adir, Anadir adi. Lui è l'origine, non ha causa. Krishna appare nel nostro cuore, non appare da altre parti, non appare su un altare. Quello è il riflesso del nostro cuore, perché se io vado davanti anche a Krishna, che l'amurti è Krishna, il paramatma è Krishna nel cuore, ma non lo vediamo. Allora lui ci, ci misericordiosamente si manifesta in una forma almeno visibile, ma siamo sicuri di vedere Krishna? Quel Krishna che è lì, sulla, adesso oggi se andiamo al tempio e lo vediamo io ce l'ho qui di fronte Radha Madana Moana diventa Krishna totalmente quando Krishna totalmente è totalmente presente nel mio cuore altrimenti se non lo vedo nel mio cuore che è il posto più vicino come posso vederlo sull'altare no Amore e devozione significa quello, l'amore e la devozione non è fare, ma essere. Allora l'amore e devozione ti porta a percepirlo nel cuore e, e dal cuore si espande in tutto, ma se non c'è nel cuore, anche fuori non c'è. Ieri sera ne parlavo con un caro amico e lui si mostrava un po' preoccupato perché era. Eh una certa visione, eh, non, non siamo abituati, e dicevo ma allora devo incominciare da capo, ma noi siamo sempre all'inizio, ma che pensate che in, in, non so, in 10, 20, 30, 40, 50 anni arriviamo a conoscere Krishna? Perché facciamo delle cose? Ma neanche in milioni di vite, se non giungiamo al totale abbandono. Quindi ogni, quasi ogni giorno ultimamente vi ho, vi ho detto del ciabattino, no? così illuminato, così puro, che quando Naradamuni gli ha detto, beh, da quello che so tu dovrai rinascere tante volte quanto sono le foglie su questo enorme albero di bagnano, e lui felice perché pienamente abbandonato e fiducioso del Signore, non più murari il dubbio che invece aveva il brahmana vicino a lui ha detto come misericordioso il mio signore capite questo è l'abbandono abbandono significa io accetto per te le foglie sono cadute tutte tranne una immediatamente questo significa apparizione di krishna quindi krishna anche nel nostro cuore apparirà quando il nostro abbandono sarà totale. Completamente. Si sì, da Krishna. Non ci dobbiamo spaventare perché questa è la nostra natura originale. Questo è il Nitya Lila. Questa è la situazione dove non ci sarà più dualità. No? E allora dice Chiunque colga la natura assoluta dell'avvento del Signore si libera immediatamente dai legami della materia e ritorna. Per così dire, non è uno spazio-tempo da raggiungere. Ci ritroviamo nel regno di Dio. Questa liberazione, questa realizzazione non è facile per l'anima condizionata. Ma allo stesso tempo Sila sì, Prabhupada volte, spessissimo ha detto: in un attimo, in un minuto, in un attimo è possibile ottenere, Ma serve una determinazione incrollabile: da questo momento in poi non permetterò più nel tempio del mio cuore che entri nient'altro se non ciò che piace a sé Cristo. Sì, sì, Cristo. E credetemi, non si parla di oggetti. È perché noi andiamo subito lì. Lo so, è perché lì è facile, molto più facile. <clears throat> Ma soprattutto sono i desideri e i pensieri. Le azioni sono ancora controllabili a un certo punto. Anche gli oggi le controllano. <clears throat> Quando Arjuna lo chiede, dice, ma che cos'è che mi ostacola in questo? E Krishna gli dà la risposta, è solo lussuria, eh? non lussuria sessuale o sensuale. Lussuria significa il desiderio di essere i protagonisti. In un tempio così il Signore non entra. No, due gallette nello stesso pollaio non esistono si ammazzerebbero. È brutale dire questo, ma il Signore non può entrare dove, no, 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 anzi, Lui ci rispetta se noi vogliamo essere i protagonisti della nostra vita, e lui, come vi ho detto, sta dietro alla, alle quinte ad aspettare. Ma come la maggioranza delle canzoni dei nostri acciari ci dicono: Signore, Signore, ho bevuto questo veleno e continuo a berlo ogni giorno, lo continuo a bere, ma adesso, eh, come dice Battimino: adesso sono diventato anziano, e adesso ho proprio ho capito, Signore, adesso, e eh, con Abbajin Uprabhu, adesso ho capito, Signore, adesso ho capito. Questo è Giamma Karma, questa è l'apparizione di Cristo. Allora Cristo immediatamente viene. Viene, non viene da... Lui è già presente, ma adesso abbiamo tirato il sipario davanti a Lui. No? E allora immediatamente amore e devozione ce lo manifestano davanti. Per favore. Resta sempre nel tempio del mio cuore, sia di giorno che di notte, o oh, Krishna Morali. Sri Krishna Morali, devozione e amore, con le quali io farò ghirlande e preparerò la polpa di Chand, io te li offro, per favore, accettali. Non sei obbligato, ma per favore. Accettali, perché io non ho altro desiderio che soddisfarti. Non ho piani, non voglio qualcosa in cambio da te. Prima è religiosità. Voglio in cambio qualcosa. Non voglio in cambio, quindi accettali. Nella vita o nella morte, ecco l'accettazione. Perché li devi accettare? Perché li puoi accettare? Questo è l'ultimo che di Cicetania. Eh? Nella vita o nella morte, sia che mi avvolgi nel tuo abbraccio affettuoso d'amore o mi spezzi il cuore, non importa, caro Signore, adesso ho capito. Tu sei e resterai sempre il mio Signore. Non metto più in dubbio questo fatto. Non combatto più. Quindi, figlio di Nanda, vieni adesso puoi venire io Adesso puoi venire e io ti offrirò la cerimonia dell'arati, non con degli oggetti di questo mondo, ma con la fiamma del mio cuore. Allora, se non è chiaro questo, io non lo so che cosa possa essere più chiaro. È proprio dovuto a questo dai miei occhi sgorgono le lacrime come, come scorre la Yamuna, perché sono irrefrenabili. Tu sei il sostegno, sei la protezione degli abitanti, eh? o ghiridari, cosa significa ghiridari? Perché ha sollevato la collina govardana? Perché lui ha detto io vi proteggerò sempre. Ma voi dovete venire sotto al mio rifugio, non dovete farlo voi il rifugio. E ci avevano provato anche i pastorelli. Ma hanno visto, no, Indra è troppo forte, ci stravolge tutti. Aveva travolto tutto Indra, non potevano fare niente. Ma perché fa questo Krishna? Noi fino a quando proviamo a controllare saremo travolti da Indra. Stravolti, travolti, massacrati, ma invece andiamo sotto al rifugio alla collina Govardana, tutto è meraviglioso. Le gopi potevano finalmente guardare Krishna tutto il giorno, dalla mattina alla sera. I loro occhi erano incollati, non avevano mai avuto una fortuna così. Nanda e Ashoda erano sempre, tutto il giorno vicino a lui, non se ne andava nei pascoli, era sempre lì. Allora se noi non comprendiamo queste cose, come facciamo? Come facciamo? E noi invece andiamo sulla filosofia, sui piani eh, razionali e ci perdiamo. Le cose diventano più importanti dello scopo per cui le cose esistono. Quindi qui non dice posso io trascorrere la vita a fare delle cose, posso io trascorrere la mia vita in questo sentimento, in questi canti, in questo ricordo costante. Quello significa giammastami. Giamastami non è un misticismo religioso dell'apparizione di, di un Dio, no? ma è l'amato del nostro cuore. Quindi ci fermiamo qui, possiamo prendere ispirazione, noi dobbiamo acquisire fiducia nella nostra natura originale. Se, 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 se pensiamo che sia impossibile, è già impossibile. Ma è possibile, aiutandoci, vedete, Vrindavana non c'è mai solitudine. I devoti, i, i pastorelli, le gopi, i genitori sono sempre con altri. Non è possibile da soli. Ma siamo noi che dobbiamo preparare il nostro cuore, quello lì non può essere fatto da altri. Non è che noi ogni giorno, non so, vogliamo offrire qualcosa eh, a Krishna, un, un cibo, qualcosa, i, i dolcetti di là e li facciamo fare a qualche di un altro. Ma ancora di più, vogliamo amarlo e lo facciamo amare da altri. Siamo noi che lo dobbiamo amare, offrendogli il nostro cuore, però con l'aiuto degli altri, altrimenti è impossibile, perché lui è illimitato. Allora prendiamo ispirazione e scopriremo che anche con gli altri, per associarci con gli altri, non basta essere vicini, ma non dobbiamo vedere l'altro come noi lo vediamo ma dobbiamo cogliere chi è lui e per fare questo ci deve essere Trena da Pissonecena. Accettare in toto l'altro o l'altra, completamente, altrimenti chi è quell'altro? È ciò che io vedo, ma quello non è l'altro. E eh, questa sarà una scoperta incredibile. E realizzeremo che il Signore del nostro cuore è sempre nel nostro cuore. Infatti qui dice Bhaktivinoda non vieni, ma resta sempre nel Tempio del mio cuore. Buongiorno a tutti. E oggi ci sarà la lezione di un meraviglioso devoto che vive solitamente a Radakunda, molto ispirante, e noi come gli altri giorni Madumati l'ha trasmesso, lo trasmetteremo, non si finisce mai di contemplare l'amore infinito. Non pensate che noi possiamo arrivare a contenere l'amore perché anche Radhe Krishna fra di loro non si contengono mai, ma si scoprono continuamente in un amore però sempre più grande. Questo deve essere il punto di partenza, quello è l'eternità, quello è l'amore eterno, quello è il Nitya lila Se invece noi entriamo nella religiosità, la religiosità ha un inizio e una fine. Bene, buongiorno a tutti, grazie di nuovo per la vostra eh, preziosissima associazione che ci permette ogni giorno di, di, di entrare eh, per quello che possiamo in questa meraviglia e, e di nuovo. Buongiorno a tutti, rade, rade.